Beh, salve fate di Alfea, come va? Spero tutto bene. Benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre a essere senza ciglia finte e biancomuro, sono anche un parrucchiere. Ebbene sì, amiche, siamo qua senza ciglia finte, oggi abbastanza naturali. Sono rientrato da pochissimo a casa, ero a lavoro e niente, quindi ho detto, mi siedo nello studio e registro un nuovo video per le mie amiche. Come state? Scrivetemelo qua sotto, mi fa sempre piacere sapere come state, come sta andando questo periodo un po' così. E prima di cominciare con il video di oggi, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, dove sono sempre attivo, ma soprattutto oggi nuovo video reaction. Al video che è uscito oggi, mercoledì 17 febbraio, di Martina Damex. Prima però di cominciare con il video reaction, ci tengo a fare una premessa, come è al solito. Con questa serie di video, quello che è il mio intento è quello di andare a reagire al lavoro fatto di un'altra persona, che sia un altro parrucchiere o un creator, e spiegare quello che è il mondo dei capelli, dell'hairstyling, dalla parte di un professionista. Quindi se pensate che aprendo questo video troverete dell'odio, non lo so, degli insulti, amiche a casa, chiudete il video e siete espulse dalla scuola di Alfea. A parte questo, io come al solito mi sposto di lato e direi di iniziare con questo nuovo video reaction. Oggi mi sento un po' Gemma del Sud che si butta un bicchiere d'acqua in testa. Quindi, amiche, io direi di iniziare subito con questo video reaction. Witches. Niente raga, dovevo anticiparla. Hello witches, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Martina. È arrivato il momento di fare una cosa che dico di fare da quasi un anno, che non avevo il coraggio di fare, ma sono giunta alla conclusione che voglio davvero farla e oggi andrò a fare le curtain bangs. Non so come si chiamino in italiano, onestamente. Ok raga, innanzitutto se non la seguite vi lascio il link qua sotto del canale di Martina e vi lascio anche appunto il video a cui sto reagendo. Se non lo fate già seguitela perché è una content creator pazzesca, trovo che sia una delle persone più belle su YouTube Italia. Purtroppo non ho ancora avuto l'onore di poterla conoscere, spero di farlo presto. E anche lei come me ama i drama coreani, un po' penso gli anime giapponesi, non ne sono sicurissimo. E niente, raga, è pazzesca. Quindi spero, Marti, di incontrarti presto. Ti mando un grande bacio e speriamo magari di andare a Seoul assieme, visto che la Corea ci lega. O forse puoi venire in Sardegna a Seoul, tesoro, come preferisci. Che cosa sono le curtain bangs? Ok, le curtain bangs non sono altro che quella sorta di ciuffo a tendina. Cadono qua davanti a tenda e fanno questo movimento qua. Quindi sono delle sorte di ciuffi che solitamente si tengono quando una persona ha la riga in mezzo, che partono leggermente più corti e poi si allungano. Un pochino alle Charlie's Angels di Rete 4, amiche. Andiamo avanti. Ho ansia, no, non vi nego che ho un'ansia terribile e non ho mai fatto una cosa del genere a me stessa. Cioè, ed è questo anche uno dei motivi che mi ha spronato a fare questo video, mi ha convinto, mi ha detto no Martina, basta, tu devi farlo. È perché io ho i capelli così, con la riga in mezzo, semplicissimi da 10 anni, da quando... Beh Marti, che dire, hai cambiato però 1200 colori, il taglio però non usiamo, rimaniamo un pochino più pacati. Io ho visto parecchi video, mi sono documentata ieri sera, ero lì su YouTube a guardare ogni video possibile di curtain bangs e lo stile di curtain bangs che io voglio è quello con un pochino di capelli qua in mezzo e poi la finestrella, le bangs fatte così. Allora, raga, per realizzare quel tipo di hairstyle che intende Martina, non è proprio facilissimo, soprattutto se si fa da soli. Una cosa importante per quanto riguarda il taglio della frangia, che sia una frangia classica, che sia come in questo caso una sorta di ciuffo che poi man mano si allarga, è fare bene le separazioni. E può sembrare una cosa, come posso dire, abbastanza intuitiva, facile, ma non lo è assolutamente. Perché quando si fanno questo tipo di hairstyle, quello che è il mio metodo è quello di tracciare il classico triangolo qua in alto, quindi riga in mezzo e si traccia il triangolo. Però, raga, non è così facile. Perché non è così facile? Innanzitutto perché la diagonale deve essere uguale sia a destra che a sinistra.
cioè per voi sarà il contrario, però capitemi, quindi non una magari così e l'altra così, perché altrimenti escono diversi. E quando si fanno questo tipo di taglio bisogna ricordare quelle che sono le attaccature. Purtroppo ci sono persone che hanno l'attaccatura qua davanti che spinge verso l'alto e quindi in quel caso purtroppo non è possibile farlo, o meglio è possibile farlo però non nel modo in cui intendono loro. Cioè per esempio è possibile fare una frangia su un'attaccatura che spara verso l'alto, però purtroppo non è possibile fare una classica frangia magari sfilata, una classica frangia morbida, ma bensì bisogna fare una sorta di elmetto. È un elmetto risalente alla prima guerra mondiale, perché altrimenti si solleva. Non mi sembra che però Martina abbia questo tipo di attaccature, come posso capirlo, perché i ciuffi che le cadono qua davanti sono cadono senza nessun tipo di problema, ecco, non si sollevano. Però andiamo a vedere quale sarà il suo metodo. E la cosa che mi preoccupa di più è che io non sono una che sta tanto dietro a, non ai capelli, perché i capelli ovviamente ci sto tanto dietro, però proprio a metterli in ordine tutti i giorni. Sfiderà molto la mia pigrizia questa cosa. Inizierei con un video di Bradmondo, perché Bradmondo qualche giorno fa ha messo un video su come fare le curtain bangs. Voglio prendere un po' del suo video e un po' del video di un'altra ragazza, quindi few moments later. Allora, come prima cosa devo prendere un triangolino. Oddio, non vedo niente, vedo tutto blu. Devo prendere un triangolino qua sopra. Adesso vado a prenderlo, a farlo. Allora, da questo lato direi di prendere tanto così per adesso. E di qua faccio la stessa cosa e prendo più o meno la stessa dimensione di triangolo. La stessa dimensione di triangolo è una parola, non lo so, raga, io non so cosa sto dicendo. Ho un'ansia che non riesco nemmeno a ragionare, già tanto che io stia parlando mentre sto facendo questa cosa. E Martina per ora sta agendo correttamente. Una cosa che consiglio alle persone che sono parrucchieri da poco, persone che lo vogliono fare a casa, è quello di prendere, una volta che siete sicuri di aver preso il triangolo correttamente, è quello di prendere il triangolo e, come posso dire, spostarlo verso il centro e guardare nello specchio se con magari la testa leggermente inchinata per vedere se effettivamente il triangolo è perfettamente corretto. Non fidatevi, non pensate che sia fatto bene, perché il triangolo non l'avevo considerato. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Direi che questa è la quantità giusta per adesso, non è né troppo. Un'altra cosa che magari vi può aiutare, è sempre meglio seguire quelli che sono i punti di riferimento. I punti di riferimento sono l'arcata sopraccigliare, il punto più alto, oppure la fine delle sopracciglia. Io vi dico la sincera verità, non seguo mai la fine delle sopracciglia, perché se dovessi seguire la fine delle sopracciglia per ogni persona, ci sarebbero persone che avrebbero questa sorta di elmetto fino a qua, osceno, alla Fantaghiro, raga non mi piace, è brutta. Quindi seguite sempre la parte qua centrale, male che vada. Se è troppo stretta potete sempre allargarla, siete sempre in tempo. E ne è troppo poco, no? Se ho capito una cosa da tutti i video che ho visto è che è meglio iniziare poco alla volta e poi magari andare a prendere capelli più avanti e aggiustarli. Cioè, vi rendete conto? Io una volta avevo il ciuffo così, andavo in giro con sta roba così. Queste persone nei video che ho guardato non bagnano i capelli, mentre Brad sì, perché dice che aiuta a... Madonna, mi sto facendo la doccia. Che aiuta a... se i capelli sono bagnati, stanno giù ed è più facile tagliarli. Osservazione corretta del nostro amico Brad, i capelli è meglio che siano bagnati, perché sono uno, molto più gestibili, e due, hanno lo stesso peso da bagnato e quindi si riescono a modulare meglio. Praticamente io adesso devo tagliare. Tutto ciò che devo fare è tagliare, portare giù i capelli, così, e inizio qua. Facciamo così, iniziamo da qua, non andiamo... Allora raga, una cosa che consiglio, quando si taglia in questo modo la frangia, si vuole avere quell'effetto di più corto e man mano più lungo, è quello di fare dei twist. Vi spiego meglio, solitamente si potrebbe fare anche come fa Martina, nel senso che tagliare magari prima dritto e poi penso che lo sposti prima da un lato e poi dall'altro. Il problema di quella tecnica è che magari rischiate di non avere la stessa inclinazione sul lato destro e sul lato sinistro, quindi magari uno verrà
verrà più scalato, l'altro verrà meno scalato. Quindi quello che consiglio io è sempre di portare i capelli in avanti come ha fatto Martina e poi, tenendoli piatti, fare due twist ai capelli. Quindi non so come spiegarmi perché non ho qua la mia parrucca. Aspettate un attimo! 2 hours later. Quello che consiglio è di prendere, facciamo sì che questa sia la nostra frangia, di fare un twist, però non intendo in questo modo e arricciarlo così, ma bensì di prendere quella che è la nostra frangia, facciamo finta che, vi ripeto, sia questa. Questa parte la teniamo piatta e poi roteiamo le dita leggermente, quindi in questo modo, mantenendo però questa parte, attenzione, piatta, alta, e poi tagliamo. Spero di essermi spiegato perché è un po' difficile. Troppo. Dovrei andare più su, tipo qua, dai, qua va bene, sulla bocca. Io non ci posso credere che lo sto facendo davvero. Ho un'ansia. Allora, ok, le mie dita sono dritte. Lo sto facendo, me la sto facendo davvero addosso, sto tremando. È andato. Ok, sono così sparati i capelli. Ciao capelli, bibibi. Brad prende i lati delle bangs e le mette davanti e controlla se sono lunghi uguali. Io non capisco niente. Direi di sì, sono... Un altro consiglio per chi vuole utilizzare il metodo che sta utilizzando Martina, piuttosto che tagliare dritto come ha fatto lei con le forbici, quello che consiglio è di fare in punta di forbice. Perché? Perché così, se è leggermente storto, non si vede. Proprio perché darà un effetto un pochino più sfilacciato, un pochino più sbarazzino, disordinato. Bravissima. Ah, ok, quindi posso iniziare già a separarli e vedere un pochino come sono. Già si inizia a vedere qualcosa. Oh mio Dio, già li amo! Devo pettinare questa parte qui e andare di qua e devo tagliare questa roba qua, che con questa mano io non ho idea di come fare. Adesso mi taglio. Madonna, che complicatezza. Ok, qualcosa è venuto. Ok, la scalatura c'è. La scalatura c'è. Adesso devo semplicemente fare la stessa cosa dall'altro lato. Dai, la parte più difficile in teoria l'ho già fatta. Di qua, così, e queste presumo siano le ciocche da tagliare. Ok, per vedere se ho fatto bene devo prendere i due pezzi in mezzo e vedo se sono della stessa lunghezza, lo sono, più o meno. E le ciocche finali, vediamo se sono lungo uguali. Sì, sono lungo uguali! Brava Martina! Ok, adesso caccia fa! Adesso asciugo i capelli e vediamo come... Praticamente vedremo il risultato in questo momento. Allora raga, per l'asciugatura delle curtain bangs, soprattutto se vi piace quell'effetto un pochino più svolazzante fatto così, un po' ad ala di gabbiano, un po' ad ala di fenicottero, un po' a ala di gallina, quello che io consiglio di fare è di puntare il phon con l'aria dal basso e arrotolare con le punte all'infuori, quindi il contrario di quello che ora sto facendo Martina, e poi trasportare quella che è praticamente la parte della frangia da questo lato completamente nel lato opposto, quello che è qua, di qua, in modo tale da avere quell'effetto un pochino così. Oh wow! Oh my god! Devo
dirvi la verità che mi piacciono veramente veramente tanto. Trovo che Marti sia benissimo, soprattutto perché trovo che le dia quel tocco ancora un pochino più, non lo so, kawaii, non lo so, da ragazza cosplay. Raga, io l'adoro, mi piacciono tantissimo. Io sono scioccata, sono bellissime. No, vabbè. Allora, non sono perfette, non credo siano perfette, but oh my god, ma sono una nuova donna, sono... ma che belle! Ma poi è stato semplicissimo aggiustarle. Io in realtà vorrei fare i pezzi qua davanti più corti e avere tipo una frangetta, però non so... Cioè, guardate che bello, anche sembra già un'acconciatura fatto così. È venuto così bene. Ciao! Sono una nuova Martina. Io adoro la follia, mi viene da piangere dall'emozione. Fatemi togliere le forcine, ma è stato poi così facile. Non capisco, è troppo facile. C'è qualcosa che non quadra. Non pensavo di star così bene, giuro. Ma poi, secondo me, questo... Allora, vediamo l'altro video dell'altra ragazza. Già mi danno fastidio, però già non vedo niente. No, niente, ho controllato il video della ragazza e lei le fa qua in mezzo. Però non lo so se accorciare qua in mezzo. Credo che sia troppo azzardato, no? Tipo, lei ha preso un triangolino qui. E ha tagliato un pochino. Adesso vado a tagliarli un pochino così. Raga, per ora sta andando molto molto bene, perché è quello che avrei fatto anche io. Prendere di nuovo, fare un altro triangolino e andare con la forbice di punta. A sfoltirli. Cioè, ormai non ho manco più paura. Vado e taglio... e basta, cioè proprio ormai non mi ferma più nessuno. Però direi che così vanno già bene, o sono un po' troppo lunghe. E la cosa bella è che riesco ancora a mettermi dietro la testa, cioè dietro le orecchie, questi qua, questi ciuffi. Questa cosa è fantasmagorica. E voglio capire se voglio sfoltirle oppure no. Come scalatura sono perfette, eh? Guardate che meraviglia. Non c'è nessun taglio netto. Come taglio sono stata molto brava, brava Martina. Non so se accorciarle ancora di più. Queste bangs così, queste frangette fatte così sono fantastiche. Raga, devo dirvi la verità che a me piacciono veramente veramente tanto su di Marti, perché trovo che le diano un pochino di movimento. Forse aveva ragione che il taglio un pochino pari l'aveva stancata. Era il momento di dare un twist un pochino così movimentato alla vita di Martina, un po' come me quando ho tagliato i capelli corti e non lo facevo dai tempi delle medie, quindi tipo sto ancora lottando per farli ricrescere. E qua, raga, mi lasciate perdere. Eccoci qua, amiche, mi sono riaccomodato al centro e devo dire che Martina non sbaglia mai un colpo, perché questi capelli le stanno veramente veramente bene. Trovo che sia ancora più cute. E niente, raga, spero di avervi spiegato qualcosa di diverso, qualche tecnica un pochino diversa. Se volete sperimentare, fatelo pure, fatemi sapere se ovviamente l'esperimento riuscirà. Se invece avete fatto uno schifo e pensate di aver rovinato i capelli, affidatevi a un professionista e vedrete che la situazione migliorerà. Quindi niente, raga, eccoci qua alla fine del video. Io mando un grande bacio a Martina, spero veramente di vederla presto, sperando che la pandemia finisca, perché raga, veramente non ne posso più nella mia vita. E ci vediamo al prossimo video, ciao!